prendere un pezzo di legno fatto a, diciamo, a forma di fico, dove giù dalla parte dove c'è il coso, La parte sottile, la punta di la ferro. punta del fico, c'era una punta di ferro che veniva messa dentro. E poi questo coso, man mano che saliva, c'erano delle scanalature dove tu dovevi fare su uno spago. Quando lo spago era finito, era arrivato in cima alla parte superiore, chiamiamo del fico per capirsi, di questa ruota, no, questo pezzo di legno fatto a forma di fico, ecco. Allora questo veniva preso, lascio, lo mettete dalle mani. Veniva lanciato per terra, girava, violeggiava violentemente, dovevi mirare al picchio che stava per terra dell'avversario. Se lo colpivi la prima volta, poteva darsi che la prima, la seconda, la terza volta questo picchio si spaccava, perché era legno così, non era legno pregiato come potrebbe essere adesso. Poi questo picchio, se non colpivi la prima volta, lo dovevi prendere con due dita. Lo devi prendere in mano, farlo girare sul palmo della mano, andare sopra il picchio, lasciarlo e far colpire con la punta, per colpire il picchio che stava sotto. Se ci riuscivi, ripetevi il tiro. Se non ci riuscivi, toccava a quell'altro che c'era il picchio sotto. E questo pure era un gioco molto seguito da quasi tutti. Chi usava, chi aveva qualche disponibilità, andava dal falegname, si faceva il picchio buono, del legno buono, ferro più puntuto. E invece noi compravamo i picchi da 2 centesimi, da 5 centesimi, perché insomma le situazioni nostre di quei tempi non erano.